Collegato con noi c'è Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano. Bentornato. Professore, intanto come dobbiamo giudicare questa cifra di 8 miliardi? Riuscirà a far sentire qualche effetto sull'economia? Guardi, mi vengono due considerazioni. La prima, che è decisamente importante che vengano individuate delle priorità chiare. Le risorse non sono infinite, 8 miliardi possono sembrare tanti, ma in realtà perché manifestino i loro effetti occorre capire se li vogliamo indirizzare alle imprese, alle partite IVA, ai lavoratori, giusto per fare degli esempi. Secondo elemento, credo che sarà essenziale dedicare grande attenzione al tema di come verrà implementato poi il tutto, onde evitare che dalle belle idee poi vengano partorite dei mostri da un punto di vista burocratico. Quindi il cosa e il come, ma intanto appunto si parlava di scelte, i partiti di maggioranza devono accordarsi su come ripartire queste risorse tra IRPEF e IRAP, ognuno guarda legittimamente al proprio elettorato, ma per la crescita economica che cosa cambia e secondo lei quale strada va seguita? Guardi, dal mio punto di vista dobbiamo tenere presente che di fatto noi abbiamo in Europa il costo del lavoro per le imprese più alto e dall'altro abbiamo gli salari per i dipendenti più basso in Europa. Quindi è fondamentale ridurre quello che è il cosiddetto cuneo fiscale, quindi permettere ai lavoratori di avere più soldi in busta paga. Questi soldi si traducono in domanda, crescita della domanda diventano nuove opportunità di business per le imprese. Quindi questa, a mio modo di vedere, è davvero la priorità assoluta. Ecco, rimane intanto il tema del debito pubblico. Oggi il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis ha avvertito che Bruxelles condurrà delle revisioni approfondite per quei paesi in cui sono stati individuati degli squilibri eccessivi e ha citato l'Italia, mentre il commissario economico Gentiloni ha detto che la crescita è la via maestra per il taglio del debito. Ecco, professore, il taglio delle tasse è un problema per il debito pubblico o invece permette di ripagare? Grazie alla crescita. Ma in verità il taglio delle tasse segue quanto detto prima, è un'opportunità. Il commissario Dombrovskis non deve solo guardare al debito, ma deve guardare a come gli investimenti fatti, eventualmente prendendo dei soldi a debito, innescano la crescita. Quindi sono assolutamente d'accordo con il commissario Gentiloni, non perché è un italiano, ma perché ha detto una cosa saggia. Nulla è completamente sbagliato a guardare in chiave ragionieristica o ad una dimensione. Quello che è importante capire è come il capitale viene impiegato. Se il capitale viene impiegato per generare crescita, in questo modo questa crescita può essere impegnata per ripagare il debito. Quindi attenzione che quello che è fondamentale è l'impiego giusto del capitale per la crescita. Grazie allora professor Noci, prorettore del Politecnico di Milano. È il momento della borsa in evidenza.